La Roccaianola è una piccola fortezza che è sorta intorno al X secolo per volere dell'abate Aligerno, il quale, stanco dei continui attacchi dei nemici, in particolare dei saraceni che a più riprese avevano incendiato l'abbazia, decise di costruire questo piccolo castello che poteva ospitare fino a 2000 soldati durante i momenti di assedio e doveva proteggere l'abbazia di Montecassino e tutto il territorio circostante. Ha una visuale straordinaria, un straordinario affaccio sulla Valle dell'Iri, sulla versante meridionale della Valle dell'Iri e anche sull'imbocco della Valle di Comino. La Roccaianola ha avuto una storia molto controversa, è stata più volte distrutta, ricostruita, anche Federico II la distrusse completamente e poi dopo qualche anno la ricostruita ex novo e la torre che oggi abbiamo si conserva appunto nelle sue caratteristiche originali, è una torre del 200. La Roccaianola è stata anche teatro di tristi combattimenti, qui proprio nello spazio in cui noi ci troviamo c'è il monumento Essex dedicato ai soldati inglesi che hanno perso la vita proprio sotto le macerie dell'abbazia attaccata dai tedeschi che si trovavano sulle pendici di Montecassino. Per lungo tempo è stata abbandonata e poi nel 2015 è stata inaugurata ufficialmente al pubblico e oggi siamo qui di nuovo con spazi ampliati e le nostre attività sono soprattutto quelle legate alle visite guidate. Noi abbiamo avuto un grandissimo successo con le visite al Lume di Candela il venerdì sera che vogliamo riproporre anche quest'anno, molto suggestiva con le lanterne all'imbrunire. Facciamo visitare tutti gli spazi, ma quest'anno c'è una novità perché sarà possibile visitare anche le cisterne che sono state finalmente riaperte al pubblico. E poi realizziamo laboratori didattici per bambini, letture animate, anche feste di compleanno, insomma, di che dirvi? Abbiamo tantissime attività che vi aspettano, venite a trovarci. Siamo a Roccaianola, viene inaugurata, viene resa al pubblico e abbiamo fatto il vostro incontro. Quali sono le esperienze che si possono vivere qui e qual è il vostro impegno? Il nostro impegno si fonde con le esperienze che il turista può fare qui a Roccaianola. Noi facciamo living history e archeologia imitativa e di conseguenza rievochiamo il periodo che va dal 1100 fino al 1300 della milizia cittadina che prestava servizio all'interno della Roccaianola e di conseguenza il turista quando viene si immerge in quello che è la vita quotidiana della fortezza, perché questa non era una residenza signorile, bensì era un presidio militare. Di conseguenza c'erano i cittadini che a turno presidiavano la rocca, ci vivevano con le loro famiglie e noi cerchiamo di ricostruire tutto questo nel modo più filologico possibile, considerando la distanza di tempo che ci separa da quelle persone. Il progetto va avanti attraverso la cooperazione con l'associazione e l'Istituto Tecnico Industriale Ettore Majorana. Come sono coinvolti i ragazzi dell'istituto? Allora, sono coinvolti sicuramente attraverso quello che è il mito del Medioevo, però poi scoprono che per il medievale il Medioevo era un'età moderna e in un certo senso lo è anche oggi, forse siamo noi che lo vogliamo vedere troppo lontano. Sicuramente è diverso fare living history perché non si usa il cellulare, non si beve bibite gassate o qualsiasi altra cosa che noi riteniamo moderno, però all'epoca faceva tanto bene non averlo e per loro è una novità, è uno stimolo e soprattutto vedono concretamente ciò che loro studiano a scuola. E si va dall'arte alla scienza, agli usi, ai costumi e anche all'educazione civica che ultimamente a scuola è stata reintrodotta così fortemente, dà un aspetto tutto nuovo, non antico, nuovo, che per loro è una riscoperta.